Ma diciamo che orientativamente in linea generale l'impianto è quello dell'anno scorso, quindi diciamo che è andato abbastanza bene, se non per il fatto che ci hanno aumentato tante unità di buttafuori, quindi di addetti con tesserino, quindi i costi saranno molto molto superiori, nel senso dovremmo avere, adesso ancora dobbiamo avere l'ufficialità di tutto questo, però orientativamente ci potrà essere qualche piccola limatura, comunque 200 addetti, di cui 65 professionisti col patentino. E questo vuol dire un budget molto molto più alto, però era con noi l'assessore al bilancio Carla Cecchettelli, che ha capito la situazione, non è, quindi sicuramente ci manderanno un documento dove scrivono che, insomma, che il comune sarà accanto alla carnevalesca come giusto che sia, ma non penso ci sarà nessun problema, come già accennato dall'assessore, insomma, anche perché noi non avremo se no la possibilità di garantire il carnevale, ovviamente. Un altro punto cruciale è il percorso. Avete optato per quale linea da tenere? Ma ovviamente noi abbiamo presentato le due opzioni, la prima che è quella dell'anno scorso, dicendo che probabilmente poteva esserci questa difficoltà del cantiere che non terminava, che quindi avevamo pensato anche un'opzione B. Certo, l'opzione B diventa a questo punto un 80% rispetto all'opzione A. Ecco, altra cosa, adesso gli step quali sono? Si saprà se questo allungamento, se queste variazioni di percorso potranno essere foriere di una capienza maggiore? Quali sono gli appuntamenti che adesso avete in agenda? Allora, il 13 ci sarà un ulteriore incontro in prefettura. Noi non abbiamo chiesto, pur con l'opzione B del percorso, il percorso si amplia, non abbiamo chiesto persone in più per non sconvolgere, perché se chiediamo persone in più si rimette in moto una macchina che a 15 giorni dal carnevale non mi pare il caso. Quando si avrà l'ufficialità, insomma, dalla parte del comitato di sicurezza, faranno un sopralluogo, verranno qui? Sì, come ogni anno faranno un sopralluogo due giorni prima sul percorso, tutto dovrà essere montato e poi daranno il verbale ufficiale dell'ok, diciamo, all'impianto carnevale. Ovviamente queste riunioni preparatorie si fanno proprio per questo, per evitare che poi ci siano sorprese durante proprio il sopralluogo della commissione, quindi non dovremmo avere grosse problematiche.